Buongiorno a tutti, amiche ed amici di All4Hunters. Ci troviamo nello stand della Bornaghi in compagnia di Marco Venturini. Buonasera a tutti. Che per chi non lo ricordasse è un grandissimo olimpionico nel tiro. Sì, ormai è passato tanti anni, però la mia vita l'ho dedicata al tiro. E ad oggi lo ricordiamo, è il direttore della gamma Bornaghi. Sì, con una bellissima collaborazione con questa azienda che mi tiene legato a questo mondo che è stata tutta la mia vita, che a quale io sono legatissimo, sono innamorato di questo mondo, quindi attraverso la balistica, attraverso le cartucce continuo a viverlo e questo mi piace tantissimo. Quindi ti dividi un po', diciamo, tra la caccia e il tiro ancora ad oggi? Diciamo che per tutta la vita io ho fatto per un periodo dell'anno il cacciatore e per un periodo dell'anno il tiratore. Ho impiegato magari tutti i periodi, tutti i mesi del periodo estivo per prepararmi al tiro. Questo è stato di grande sforzo, di grande impegno, una specie di lavoro ma assolutamente stressante, per arrivare finalmente al periodo della caccia, dove sono invece dove vivo e ho sempre ricercato la serenità, la bellezza, un'atmosfera che ti rigenera anche degli sforzi di recuperare. Quasi due mondi contrapposti potremmo definire, uno quasi un po' più professionale, l'altro più di piacere, più di svago, più per passare del tempo in compagnia di amici, del papà, dello zio, insomma. La caccia è una cosa bellissima, è l'opposto di quello che credono gli ambientalisti, è il nostro modo di amare gli animali. Chiaramente purtroppo ha un finale un po' cruento, però del resto fa parte del nostro mondo, si nasce per morire e quindi anche la caccia purtroppo comporta questo fatto, però la caccia è soprattutto bellezza, amore nei confronti della natura, ma soprattutto anche amore nei confronti degli animali. Io vivo tutto l'anno non solo anche per andare a caccia col fucile, ma anche per andare a vedere delle alve, come volano gli animali la mattina, da dove si spostano, se hanno nidificato più o meno in un posto, non con l'ambizione o la volontà solo di ucciderli, ma proprio per vederli volare, per vederli passare. Questo è una cosa che, un'attrazione che ho da sempre avuto e che credo che qualsiasi cacciatore provi, e poi dopo purtroppo vorremmo ridargli la vita, però è un po' come quando si mangia una bistecca o quando si mangia un coniglio. Fa parte del gioco, purtroppo. Del gioco, del mondo. Ti ringraziamo per queste bellissime parole, Marco, perché hai racchiuso proprio l'idea che io e Alessandro portiamo avanti, che abbiamo iniziato appunto con il nostro progetto Romantic Hunters, dove quello che hai detto sembra fatto apposta, ma è proprio l'incipit dal quale siamo partiti. Tornando invece, diciamo, al marchio, al brand Bornaghi, per quanto riguarda le cartucce da caccia e da tiro, quali sono le novità del 2022 che avete portato, diciamo, in campo? La Bornaghi ha una gamma a tiro molto ampia, l'azienda è molto quotata nel settore sportivo del tiro, soprattutto nelle specialità apposta e percorso di caccia, sporting. Quest'anno abbiamo comunque realizzato una cartuccia nuova che, diciamo, racchiude in sé un prezzo accessibile, visti anche le difficoltà del momento per quanto riguarda gli aumenti di prezzo, e anche prestazioni di altissima gamma balistici, cioè la prestazione della cartuccia nuova che si chiama Vertigo, sono secondo me rapportabili alle cartucce di tipo 4, tipo 5 di altissima gamma come prestazione balistica ad un prezzo accessibile. Ok, e la Vertigo quindi è una cartuccia, diciamo, nata per un... Io credo che chi utilizza cartucce da tiro e prova la Vertigo, credo che debba avere la possibilità di aumentare il proprio scopo. Questa è una mia visione,
perché credo che abbia una grande potenzialità balistica. Questo per quanto riguarda la cartuccia da tiro. Nella caccia Bonnaghe è, diciamo, in crescita, anche se nasce come azienda della caccia, però oggi sicuramente nel settore caccia non è altrettanto conosciuta come nel tiro, però secondo me con una gamma altrettanto bella. E quest'anno facciamo un'ulteriore crescita di referenze, attraverso la 33 grammi che si chiamerà Iris, che è una cartuccia un po' per tutte le cacce, che si può sparare sia dalla Lodola fino ad arrivare all'Anitra, a Colombo, diciamo, in particolare. E questa con una cartuccia con la Burra Guaina che per me ha dei grandi risultati, e una dispersante che nella gamma mancava a 40 grammi, che praticamente è utilizzabile un po' per anche questa, può spaziare dalla caccia a Colombo, soprattutto per tiri abbastanza ravvicinati, ma che comunque ha una bella potenza e che quindi, insomma, non è che è da escludere anche tiri un po' più forzati, un po' più sulla media lunga distanza. E la Burra Guaina, perdonami, che differenza c'è tra la tradizionale oggigiorno che viene usata in plastica piuttosto che la Burra di Guaina? È comunque una Burra in plastica, perché adesso oltretutto stiamo cercando di studiare tantissimo per trovare materiali innovativi più biodegradabili, quindi anche si stanno già cercando gli sviluppi della Burra in cartone, eccetera, però al momento viene utilizzata la Burra in plastica. Non è monocomponente perché c'ha un supporto di sugheri, un sughero, diciamo, che fa da ammortizzatore, anche perché si va a schiacciare contro una parte bassa della Burra, che gli permette, diciamo, di assorbire una parte del rincuro. È una Burra che contiene molto i pallini e che quindi dà possibilità di ottenere rosate molto folte anche a velocità sostenute, e la velocità ci permette di andare un po' più distante, per cui io è un ottimo prodotto, secondo me sì, è un prodotto che io ho grandissima fiducia, ci conto tantissimo. Per gli amici che ci ascoltano, qual è secondo te, Marco, la differenza sostanziale che ci può essere tra una cartuccia da tiro e una da caccia? Allora, la cartuccia da tiro deve essere assolutamente performante e deve tener conto del bersaglio che dobbiamo rompere, diciamo. Quindi c'è una cartuccia che non deve, con una quantità minima di pallini, che è 24 grammi purtroppo, che per il 12 è una dose assolutamente leggera, poco performante, a 35 metri deve quasi garantire la rottura di un disco che è 12 cm di diametro, per cui occorre una gran forza ma soprattutto una gran concentrazione di rosata. Questo è un po' ciò che deve esprimere una cartuccia da tiro. Le cartucce da caccia invece, a seconda del selvatico che andiamo a cercare, che dobbiamo prendere, è una cartuccia che deve affinare la propria performance a seconda della dimensione, della grandezza del selvatico e soprattutto delle distanze alle quali si può riuscire a sparare. Quindi molto più varia la gamma da caccia. Ci sono cartucce che servono per sparare a 5 metri, quindi devono essere assolutamente aperte. Ci sono cartucce che servono per sparare a 40 metri, quindi estremamente potenti e chiuse. Nel piattello la cosa è molto più uniforme. Qual è la prossima cartuccia che andremo a provare insieme a Colombi, quindi? Io per il mio capanno, per come si sparano noi colombaci, io credo che l'Expander, che è la nostra nuova 40 grammi dispersante, credo che sia fortemente versatile, perché ci permetterà di colpirli anche quando arriveranno vicini, perché è una cartuccia che
apre molto, molto velocemente, pur mantenendo una certa forza anche oltre i 20 metri. E invece so che sei anche un grande appassionato di anatidi. Sì, io vivo in un paese vicino a Palude di Fucecchio, quindi dove da sempre è vissuto il Padule come un ambiente venatorio bellissimo. È bellissimo per la sua, come si può dire, scenografia che c'è per il paesaggio, esatto, e poi dopo sono affascinanti gli anatidi, quindi cerco di andarci il più possibile, anche se resta il colombaccio in questo momento il selvatico di elezione per me, anche perché la mia passione oggi è indirizzata anche proprio sul rapporto che ho con i miei piccioni da richiamo, che è un rapporto sfrenato d'amore nei loro confronti e d'amore da parte di loro nei miei. Bellissimo, complimenti. Marco, noi ti ringraziamo veramente di cuore per questa bellissima opportunità e speriamo insomma di rivederci presto, soprattutto condividere una bellissima giornata di caccia insieme, provando appunto dalla nuova gamma Bornaghi. Questo lo faremo senz'altro, comunque sono io che ringrazio voi, soprattutto per avermi dato modo di esprimere queste cose che difficilmente riesco a esprimere, e anche per farvi complimenti per il vostro lavoro, che credo avete intrapreso una strada difficile da far capire, ma che è vera. Grazie mille Marco, grazie a voi, grazie.